Senti Sinisa, ciao, buon anno ancora. E prima dell'ultima partita ti avevo chiesto degli 8 punti fatti sui 14 totali in rimonta, tu hai risposto speriamo di andare in vantaggio, non è successo. Al di là di questo adesso sono diventati 9 su 15. Al di là del fatto che è evidenza di una squadra che non molla assolutamente mai, è anche una squadra, come è successo all'Inter recentemente, che ha bisogno di qualche schiaffo per reagire, passami il termine. Ma no, non penso che così, noi succede così, è successo anche quando andavamo in vantaggio, poi ci raggiungevano, o quando magari andavamo in svantaggio e non riuscivamo a farlo. Comunque una squadra che, come ho detto, che non muove mai, una squadra che se gioca sempre per vincere e se gioca, il suo obiettivo è quello di fare un gol più dell'avversario. È anche una cosa mentale, perché già parte che gol lo prenderà, però è più concentrata a farlo in più. Perciò anche quando stai 1-2-0 sotto, e come ho detto, mi piacerebbe una volta andare in vantaggio per vedere, per gestirle tutto, però la squadra comunque gioca. Non è che noi quando subiamo gol giochiamo male, poi prendiamo gol e ricominciamo a giocare bene. Penso che la squadra comunque le prestazioni è sempre fatte, poi è un caso, è vero che magari il primo tiro in porta prendi gol e poi dopo reagisci, però questo è importante, che si reagisce tutto. Poi naturalmente quando vai in svantaggio è sempre, sempre dura, difficile, però penso che la squadra ha dimostrato da quando io sono qua, che non è prima volta, è molte più volte ha rimontato che magari no. Questa è una caratteristica comunque importante. Altre due cose poi chiudo, passo agli altri. Prima hai parlato di Porta, ti chiedo se torna Ravaglia. La seconda, di tutti i ragazzi che hai avuto da quando sei arrivato, qual è quello che secondo te ha fatto il passo maggiore? Scoute, Tomiasu, magari anche Vignato, perché è sempre entrato in maniera ottima. Qual è stato secondo te? Ma portiere il coso, come si chiama? Ravaglia non ha ancora recuperato, perciò sta ancora fuori. Stava sempre bene, stava benissimo, poi quando doveva andare in porta si è fatto male, adesso sembra che aspetta che ritorna Skorupski per ricominciare a allenarsi, così almeno sta tranquillo che non va in porta. Ma al di là di questo, comunque, come detto, non era stata una bocciatura di Angelo, perché io Angelo conosco, è tutto, è stato con me a Sampdoria, qua. Volevo solo, ecco, vedere il ragazzo per come si comporta, come fa, visto l'allenamento, che è uno che si distingue anche per le parate e tutto, volevo provarlo, vederlo anche in funzione dell'anno prossimo. Poi si è fatto male, peccato, e Angelo va in porta e tutto, cioè non c'è nessun problema. Per i ragazzi che hanno migliorato, sì, diciamo quei tre che tu hai detto, sicuramente stanno migliorando. Vignato, in quelle partite che ha giocato, è stato uno dei migliori, anche se giocava a destra, che lui rende molto di più a sinistra. Skouten, noi quando c'è Skouten siamo una squadra, quando non c'è Skouten siamo un'altra squadra, è fondamentale per noi, per i tempi di gioco, per la sua intelligenza, uno che pulisce i palloni, che te li porta, gli dà al momento giusto, con giri giusti, un ragazzo molto intelligente, perciò sicuramente, diciamo, tra i quelli che ho visto io da quando sono arrivato, che sono arrivato, sicuramente diciamo è quello che mi ha maggiormente sorpreso in positivo, non mi aspettavo. Anche Tomiasu, che comunque ha fatto l'anno scorso, è stato uno dei migliori giocatori, anche quest'anno naturalmente giocando da centrale trovo un pochino più difficoltà, perché il campionato italiano
è molto, molto fisico, lui ha fisicità, ma non ha quella scaltrezza, furbizia che potrebbe avere un altro difensore cresciuto da un'altra parte, perché i giapponesi sappiamo come sono i soldatini, ma e quando tu gli insegni una cosa lui lo fa, però non è per la sua cultura, tutto è poco scaltro, poco furbo, perché è ancora ingenuo, però questo sicuramente lui, giocando e vivendo, passando più tempo diciamo in Europa, anche in Italia, gli italiani da quel punto di vista sono maestri, sicuramente può soltanto migliorare, perciò questi, diciamo da questi tre, sicuramente poi adesso pensando indietro ci abbiamo anche tanti altri, Baro è partito bene, poi adesso c'è un po' un momento di riflessione, ma sicuramente ritornerà, Swanberg è continuo, ma sicuramente da lui mi aspetto ancora di più, perché ha la qualità, ha tutte le carte in regola per essere ancora più decisivo, diciamo di quelli, Ikei ha fatto bene all'inizio, poi ha avuto un po' di riflessione, ma questo è normale, perché comunque è ragazzo di 18 anni, però sono tutti giocatori, diciamo, abbiamo una squadra di ragazzi giovani che hanno una bella prospettiva. Lei conosce l'importanza della vittoria dopo un momento negativo come ha avuto la Fiorentina all'ultima, quindi le chiedo, chi esce più rinfrancato secondo lei dal turno prima di Natale, la Fiorentina con quella vittoria che ha fatto o il Bologna che comunque ha preso un punto importantissimo anche per il modo in cui l'ha preso? Sai, le partite dopo la sosta sono sempre partite strane, già il campionato è strano, poi ti metti pure la sosta e ricominci, cioè, loro vengono da tre risultati utili, due pareggi, una vittoria con la Juve, noi veniamo da tre pareggi, da tre rimonte, perciò sono tutte e due squadre che una partita equilibrata. La mia squadra giocherà come sempre per vincere e andare là, essere aggressivo e fare quello che devo fare come sempre ho fatto. Loro giocano in casa, anche se il fattore casa ormai non esiste più, cercheranno di sfruttare le qualità migliori, tutto, hanno i giocatori importanti, una squadra molto tecnica, un bel centrocampo davanti comunque con Ribéry, che nonostante l'età è ancora un giocatore formidabile, Vlahovic, che è una forza della natura, è forte, bravo, poi pure serbo che non guasta mai, hanno due serbi, cioè da quel punto sono in vantaggio, perché partono più forti caratterialmente sicuramente dei nostri, però anche i miei giocatori piano piano stanno diventando più serbi, perciò sarà una partita equilibrata. E sul piano fisico invece la sosta chi le ha restituito a pieno regime rispetto a prima magari? Noi sicuramente, diciamo, la sosta è arrivata perché recuperi un po' energie psicofisiche, perché comunque il campionato è partito, non c'era ritiro, tante partite, poi ultimamente abbiamo fatto 4 partite in 10-12 giorni, adesso abbiamo altre 3 in 6 giorni, ancora peggio. Perciò per noi è importante recuperare un po' infortunati e stiamo sulla strada giusta, perché diciamo che Scovo ha recuperato, non ha 90 minuti in gabbia, ma è recuperato, Dijk lo stesso, Ike è tornato dal Covid, ci abbiamo fuori ancora Nicola, Sansone, che speriamo di recuperarlo nei prossimi giorni, poi altri, a parte Bae e Santander, comunque altri, cioè questo è il nostro obiettivo, sapendo che comunque abbiamo 3 partite in 6 giorni, avremo bisogno di tutti, ma sappiamo anche che ci sono un po' di giocatori che non hanno 90 minuti in gambe, però avendoli già partendo dall'inizio, poi avendo i cambi che magari mezz'ora, 40 minuti, 20 minuti ti li possono fare, comunque ci risolve un sacco di problemi. Buongiorno Sinisa, ti chiedo questo, hai sempre detto fino a qualche partita fa alla domanda sul mercato
vediamo quando ci arriviamo, adesso ci siamo, anche non se si gioca domani. Il mercato quando comincia? Lunedì. Oggi siamo? Come siamo? Ci siamo da 4 in poi vediamo, ma da oggi c'è una partita, pensiamo alla partita. Poi dopo, ve lo dico subito, io al mercato ci parlo con la società. Non ci parlo con voi di mercato. Cioè, con voi posso parlare delle partite, se vi interessa. Chi gioca, chi non gioca, ma di mercato no. Una domanda concettuale sul mercato, è concettuale, non sui giocatori. Se tu individui... Cos'è concettuale? No, cioè non è... No, spiegami la parola perché non capisco, no, concettuale. Di filosofia di mercato. Filosofia. Filosofia. Se tu individui i giocatori, la società che ti interessano, a te non interessa se viene acquistato un prestito con diritto di riscatto. No, mi interessa anche quello. Ecco, allora volevo capire un'indicazione. Mi interessa anche quello. Qual è la tua indicazione? Preferiresti un giocatore che possa crescere e rimanere con un diritto di riscatto o ti basta magari prendere il centravanti o il difensore che oggi è importante? No, ma sicuramente noi non vogliamo prendere i giocatori per valorizzarli per gli altri. L'abbiamo fatto una volta con Ianco perché eravamo in difficoltà e l'abbiamo fatto. Poi adesso se si trova una soluzione e tutto, vediamo quello che ci serve. Se c'è qualcosa, sicuramente società come sempre farà di tutto per prenderci, però dobbiamo anche... Abbiamo anche le nostre cose su quali dobbiamo seguire, perciò prenderemo giocatori che ci possono servire, ma che magari in futuro anche ci si possono riscattare se ci sarà una possibilità o se troviamo qualcosa che ci può interessare. Però sicuramente non prenderemo giocatori per 6 mesi e lasciarli poi dopo che ritornano. E ti chiedo questo, tu hai sempre detto un mese fa, io penso innanzitutto a salvarmi perché questo è il primo obiettivo. L'anno Solaria si è chiuso col Bologna 12esimo a pari punti, no? Con un'altra squadra. E tu firmeresti per arrivare così a maggio? No. Non firmerei. Io spero di cercare di salvarmi il prima possibile e poi dopo si fa arrivare a quello che obiettivo, magari stare a parte sinistra della classifica, magari fare il record dei punti, tutto. Però adesso io mi concentro alla salvezza, arrivare a 40 punti. Prima possibile si arriva, poi dopo ci si pensa all'altro, ma sicuramente non firmerei per 12esimo posto, quello no. Ne approfitto col microfono. Orsolini è pronto a giocare dall'inizio o perché l'ultima mezz'ora ci ha fatto capire che insomma. Orsolini sì, potrebbe essere pronto dall'inizio, ma sai, poi sicuramente non ha nelle gambe 90 minuti, però. Ci avremo Skov Olsen che comunque è recuperato, se gioca Orsolini poi... Ci abbiamo diciamo due cambi offensivi, tra Skov Olsen e uno tra Vignato e Barov, perciò sono due cambi offensivi che vanno bene, rispetto di qualche settimana fa non c'eravamo nessuno, perciò... Io devo far partire 11 giocatori cercando di mettere in campo quelli che mi possono dare 90 minuti in gambe, ma come non abbiamo i 11 giocatori che mi garantiscono 90 minuti in gambe, devo cercare allora di coprirmi in qualche maniera, di mettere qualcuno sapendo che ci sono cambi obbligati, però solo così possono recuperare e arrivare a 90 minuti. Come potrebbe essere Dykes, che è da un po' di tempo che non gioca, settimana scorsa quando ha giocato, poi quando non ce la faceva più è uscito, però solo così possono, però Dykes è un altro che magari non ha 90 minuti di gambe, però adesso abbiamo Icke che è tornato, comunque siamo coperti, ci sono 5 cambi, cioè adesso
i cinque cavi hanno un senso per me, prima no, perché io non ce l'ho neanche due. Adesso ho cinque cambi, magari mi possono anche aiutare. E invece volevo chiederle, Barro, a che punto è, come giudica il suo percorso? Un po' l'ha detto prima, che ha avuto un momento un po' calante, però ecco, cosa si aspetta da lui in questo nuovo anno? Ho detto quello che mi aspetto, è un giocatore di qualità, perciò mi aspetto da lui che fa quello che deve fare. L'abbiamo preso, l'abbiamo pagato un sacco di soldi, la società l'ha preso perché l'ho chiesto io, loro erano d'accordo su quello, perciò lui deve fare quello che ha fatto all'inizio quando è arrivato. Ho già detto, la cosa migliore per Barrow è che gioca bene e fa gol, questo io voglio da lui. Poi, seconda opzione è quella che gioca bene e non fa gol, e terza opzione è che fa gol e non gioca bene. Ma quarta non c'è, che non gioca bene, non fa gol e non fa assist. Quella non esiste, perché questo lo faccio io adesso a 50 anni. Perciò lui deve fare qualcosa, ma questo lo sa anche lui. Cioè, comunque sono convinto. Adesso anche domani si toglierà quella cazzo di fascia da braccio, perché se no gli taglio io il braccio, e gioca senza sta fascia e vediamo quello che fa, perché spero che farà bene, sono convinto che farà bene se dovesse giocare tutto, ma al di là se gioca o non gioca o entra, comunque sono convinto, è un giocatore importante, noi contiamo molto su di lui e lui questo lo sa. Ma deve stare sereno, tranquillo e pensare solo a giocare bene. Prima parlava dei ragazzi, un altro che non abbiamo citato è Dominguez. Anche lui forse ha fatto un percorso in crescendo, no? Sì, ma anche lui sta migliorando molto. Diciamo, io lui non lo vedo come ragazzo, perché ormai diciamo è un nazionale argentino, perciò non lo posso mettere in lo stesso come Tomiasu, che nessuno lo conosceva, o Scouten, o Vignato, anche se ha età più o meno come loro, però è diciamo, un giocatore già più importante. Tutto, ma anche lui sta migliorando molto. Devo dire che fa meglio quando entra, quando gioca dall'inizio, però migliorerà anche quello. Comunque un giocatore che adesso come sta migliorando molto, mi piace. Io ho una curiosità sul lungo termine su De Silvestri, che è il giocatore che lei conosce forse meglio della Rosa, nel senso che è già la quarta squadra dove l'ha avuto. Lo vede nel prolungamento di carriera, non so quanto, in là centrale difensivo? L'ha già fatto in parte, mi sembra, la Spezia quando vi siete messi a tre, ma in generale anche a quattro? Beh, ma noi quando andiamo a costruire il gioco lui è centrale di destra. Poi quando difendiamo, se difendiamo a quattro, però qualche volta quando durante la partita cambiamo il sistema di gioco può fare anche terzo, anzi diciamo che i giocatori quando arrivano a una certa età tengono comunque avendo esperienza, magari non avendo più quella fisicità o quella possibilità di fare come lui sulla fascia che va avanti e dietro, che non ce la fa più in maniera costante come lo faceva 7, 8, 10 anni fa, allora è giusto anche là, perché ha fisicità, ha salto il colpo di testa, c'ha esperienza, sicuramente potrebbe essere una soluzione, ma noi già, come ho detto, quando siamo in possesso andiamo a 3, quando difendiamo siamo a 4, poi può succedere come a Spezia che fa anche centrale di destra o può fare tranquillamente. Sia lunga carriera, io sono partito come ala sinistra, poi sono finito a difensore centrale. Se giocavo ala sinistra smettevo a 29 anni, così ho smesso a 37.